Chiuso un anno difficile sotto l'aspetto sanitario ed economico, il Consiglio regionale pensa alle priorità da affrontare nel 2021. Il Presidente del Consiglio regionale ha illustrato il bilancio dei primi mesi di lavoro e lanciato quattro idee per immaginare la Toscana del 2050. Le priorità del 2021. Quali dovranno essere le priorità da affrontare nel nuovo anno? Su quali temi dovrà concentrarsi il lavoro del Consiglio regionale? Con questi quesiti si apre il 2021, che segue un anno molto difficile sotto l'aspetto sanitario ed economico. Per Cristina Giachi del PD, gli sforzi dovranno orientarsi soprattutto verso la ripresa dell'economia e il sostegno al settore della cultura. Il Consiglio nel 2021 dovrà affrontare molti temi, principalmente i temi della ripartenza e del rilancio dopo le misure restrittive che anche in queste vacanze di Natale, in questo periodo natalizio, hanno messo a dura prova il nostro tessuto economico. Sono già diverse le proposte di legge in analisi che prevedono ristori e contributi ai più diversi settori. Per quanto riguarda l'azione della Commissione Cultura, dovremo anche prevedere una legge strutturale che dia fiato, che dia sostegno a questo delicato settore che ha davvero sofferto per le misure restrittive. I nostri teatri, i nostri cinema, i musei sono chiusi da tempo, sono in forte sofferenza. Qualche segnale di attenzione è arrivato già dai provvedimenti della Giunta regionale, qualcosa farà il Consiglio regionale, l'ha già annunciato il Presidente del Consiglio Mazzeo, ma molto dovremo lavorare nel corso del prossimo anno per dare davvero strumenti di azione e sostegno vero a chi deve rimettere in pista queste attività e recuperare un anno che è stato davvero difficile. Sostegno alla sanità, al turismo e alle imprese sono le priorità indicate da Italia Viva. Italia Viva intanto termina il 2020 con dei risultati importanti che ci hanno consentito di portare a casa la discussione sul recovery plan, di portare e di sospendere la discussione rispetto alla modifica dello statuto che non ci trovava concordi e vorrà portare avanti discussioni nel merito, penso come quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica, o penso con le risorse da fare sulla sanità, il piano vaccini, accompagnare il percorso sanitario e fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo. Potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra regione e quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto, sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà e a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi. Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire e giocherà una partita a favore dello sviluppo, ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli. E soprattutto però sarà l'anno nell'ambito del quale ci misureremo rispetto a alcune scelte strategiche, penso al piano dei rifiuti e piano infrastrutturale da realizzare nei prossimi 5 anni. Innovazione e digitalizzazione sono le due parole chiave sulle quali punta il Movimento 5 Stelle, che chiede anche chiarezza per il mondo della scuola e attenzione alle questioni ambientali. Innanzitutto digitalizzazione. La banda larga è una priorità, ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree. Siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia. Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione. E in questo senso bisogna procedere speditamente, così come sta andando l'agenda della ministra Dadone, che sta facendo un grande lavoro in questa direzione. E bisogna guardare all'ambiente, perché se è vero che la sanità è importante, gestire al meglio l'ambiente, andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori e rendere il Green Deal, quindi il patto per il verde, per l'ambiente, davvero reale, bisogna andare verso un cambio di prospettive. Aspettiamo il piano rifiuti, ad esempio, e il piano amianto e aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda e non venga semplicemente vista come un qualcosa che si deve gestire in qualche modo tra le mille emergenze. Anche lì la ministra Azzolina ha messo centinaia di milioni per il rinnovo delle scuole, l'edilizia scolastica. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione, pensando appunto, come per il piano resilienza, alle generazioni future. È la nostra ultima chance, probabilmente. Per Fratelli d'Italia gli sforzi andranno indirizzati soprattutto al sostegno delle categorie economiche che hanno sofferto di più nell'emergenza, senza dimenticare il tema dell'equità sociale. La prima sicuramente essere al fianco di chi ha pagato in maniera folle la stagione dalla quale speriamo stiamo piano piano uscendo. Noi dobbiamo non dimenticarci di quello che è successo fuori da questi palazzi, non dimenticarci che fuori da questi palazzi ci sono categorie intere
che rischiano di sparire, ci sono intere categorie economiche che rischiano di essere cancellate per sempre dal tessuto sociale della nostra regione, della nostra nazione, e a questi noi dobbiamo una risposta, dobbiamo risposte concrete. Lo dicevo prima quando parlavamo del piano nazionale del Recovery Fund, è inutile leggere tanti bei progetti sulla carta, aspettiamo di vedere in che maniera questi progetti possono essere un rilancio per queste categorie. Oltre a questo, il tema resta quello dell'equità sociale. Noi dobbiamo garantire una Toscana in cui tutti i cittadini partono con gli stessi doveri e gli stessi diritti. Ad oggi c'è un gap incredibile tra chi ha tanti diritti a fronte di pochissimi doveri richiesti e chi invece è richiesto un'enormità di doveri e non ha mai un diritto ogni volta che lo chiede. Quindi l'equità è il punto di partenza per il nuovo anno. Attenzione al tessuto economico, chiede anche la Lega. Noi abbiamo un tessuto economico e produttivo da far ripartire. I ristori, come abbiamo visto, coprono una minima parte di quelle che sono le necessità delle piccole e medie imprese. Questo per noi è fondamentale. Se riparte il tessuto economico, se riparte la produzione, se si crea lavoro, se si affrontano finalmente le crisi aziendali, questa regione ha una prospettiva. Noi non possiamo ragionare sempre con il traino dell'Europa. Noi dobbiamo affrontare le nostre sfide adesso con politiche concrete. Quindi la nostra priorità sarà questa, cercare di, per quanto riguarda ovviamente quello che è il nostro ruolo di opposizione, stimolare interventi sostanziali per la ripresa dell'economia e dell'occupazione. I primi mesi del Consiglio. Tavolo per il Recovery Fund, digitalizzazione del Consiglio regionale, creazione della Commissione di idee per la Toscana del 2050, utilizzare le eccellenze per valorizzare l'identità toscana. Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha fatto un bilancio dei primi mesi di lavoro dell'undicesima legislatura, tracciando le priorità per il futuro. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo del Consiglio regionale il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani. Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia. Questo serve da un lato per far lavorare meglio i colleghi consiglieri, ma soprattutto un modo per aprire all'esterno il Consiglio regionale, per dare a tutti l'opportunità di seguirci, di porci sollecitazioni, di darci anche stimoli per il nostro lavoro. È una sfida che richiede il supporto di tutte le forze politiche e di tutta la struttura, perché noi vogliamo sempre più che il Consiglio regionale diventi la casa di tutti i toscani. E infine, un impegno che ci prendiamo nei primi mesi dell'anno: predisporre e dare a tutti i toscani che lo vorranno un libro, un fotoracconto di questi mesi terribili della pandemia, con gli sguardi di chi ha operato in prima linea, degli operatori sanitari, medici, professionisti, infermieri, volontariato, forze dell'ordine. È un modo anche per rendere omaggio a chi di loro è stato in prima linea e ha permesso che la Toscana abbia vissuto questi mesi di fatica, di dolore per tante famiglie nella maniera migliore possibile. Il nostro dovere è quello di agire responsabilmente, pur nelle diversità delle idee. Abbiamo prodotto leggi importanti, venendo incontro a categorie che erano rimaste escluse dai ristori nazionali. Abbiamo di fronte a noi una grande occasione per realizzare una regione forte, vicina ai cittadini e capace di affrontare le sfide per il futuro, ha detto il vicepresidente Marco Casucci. Abbiamo da affrontare una delle peggiori crisi dal secondo dopoguerra. Il nostro dovere è quello di affrontare tutto responsabilmente, con le chiare distinzioni tra i rispettivi ruoli, ma cercando comunque sia con il confronto, il dialogo. In ufficio di presidenza abbiamo prodotto delle proposte di legge importanti per venire incontro a delle categorie che non erano state quasi per nulla considerate dai ristori nazionali. Fuori c'è veramente sofferenza. Noi dobbiamo interpretare questa sofferenza e dare risposte per quello che è possibile, in modo, torno a ripetere, responsabili. In più mi si lasci dire che è anche una grande occasione per affrontare ancora di più quel tema che mi sta a cuore, che è quello di una regione forte, sempre più forte, per dare risposte migliori ai cittadini. Io sono un regionalista convinto e mai come ora occorrono delle istituzioni capaci di affrontare le sfide di questi tempi.